Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giugherin in questo nuovissimo episodio su The Last of Us. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete vedere il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like. So che ce la possiamo fare ragazzi, grazie come sempre a tutti per il supporto. E per quanto riguarda il commento del giorno, come sempre intanto ragazzi lo sapete, vi ringrazio sempre tutti per tutti quanti i commenti che avete lasciato sotto lo scorso episodio. Grazie come sempre per i pareri, per i consigli e per i suggerimenti. E nello specifico ho scelto quello di Lady Vale, la nostra cara Valentina, che scrive: nessun panda è stato sponsorizzato nel gioco per la nostra joke, perché la volta scorsa avevo trovato un panda in un negozio di giocattoli, credo che fosse. Considerando che siamo in un mondo post-apocalittico, beh, penso che tutti noi, con una persona che amiamo, avremmo fatto come Henry. E la serie intera ti pone spesso su molte riflessioni di questo tipo, perché ragazzi appunto la volta scorsa avevo chiesto di rispondere a questa domanda, perché l'ultima volta appunto ce l'avevamo a morte con Henry, o perlomeno ce l'abbiamo avuta a morte con Henry per un po', perché ha lasciato praticamente a morire Joel, ok? Era in una situazione di difficoltà e per questioni di sopravvivenza ha detto: non te posso fare niente amico, scusami tanto, ciao ciao me ne vado. Ma appunto spesso raga non è possibile giudicare comunque il comportamento di una persona in una determinata situazione fin quando non ci ritroviamo nella stessa, perché in un mondo appunto del genere, come diceva Vale, in cui comunque la morte è sempre dietro l'angolo ed è facile morire come è facile che muoiano anche le persone che amiamo, chiaramente a volte ci ritroviamo costretti a fare delle scelte che probabilmente non avremmo mai pensato di poter fare. Scelte come per esempio quella di lasciar morire una persona che ci accompagnava fino all'attimo prima, pur di salvare noi stessi e appunto le persone a noi care. Purtroppo queste, raga, in situazioni del genere sono cose che appunto poi magari l'istinto ti porta a fare. Quindi la volta scorsa ci eravamo lasciati esattamente qua, ragazzi. Stai bene? Sì. Troviamo quella torre radio. Sto benissimo, veramente benissimo. Ancora non vi fidate di me, ragazzi. Cioè, voi non vi fidate di me. Ma devo parlare seriamente, sì, devo dire. Giù c'è qualcosa. Andiamo a vedere allora, dai. Ellie c'ha sempre questo entusiasmo meraviglioso, ragazzi, per qualsiasi cosa veda. Ci avevo già pensato. Sono 20 anni che tengo gli occhi aperti. Adesso deve arrivare il primo marmocchio di turno a dirmi che devo tenere gli occhi aperti. Cioè, io continuo a dire, ma che, per chi mi avete preso, scusate? Per primo mammoccio mo ci vuole che passa. Cioè, proprio le cose assurde, raga. E voilà. Che te ne pare, Ellie? Oh. Cosa? Oh. Prima volta su una barca. Beh, quando è in acqua la questione è diversa. Un passo per volta. Un po', cioè, Joel, non pretendere troppo dalla piccola Ellie, perché già è fantastico che stia facendo nuove esperienze. Quindi, cioè, è bello perché appunto, ragazzi, sembra proprio come un bambino che si stupisce quando vede sempre la cosa più piccola, gli sembra sempre la cosa più incredibile del mondo. Quindi va bene, io direi di proseguire. Comunque pure sto posto, raga, ha fatto veramente divinamente, devo dire. Cioè, la spiaggia e tutto il resto. Vediamo se qua c'è qualcosa di utile. Ah, mo che ha imparato a fischiare. Non so se tenere la mazza o la sbarra di ferro. Vabbè, prendiamo il pezzo di legno. Che oddio. Non lo so, raga, sinceramente. Cioè, queste sono le questioni importanti della vita. Vedete, se tenere un pezzo di legno o una sbarra di ferro. Perché la sbarra di ferro ha meno, capito, utilizzo. Quindi va bene. Facciamo così. Non si può andare di qua. Per un secondo ho pensato gli avresti sparato. Già, ci è mancato poco. Sono a posto. Credo sia una buona cosa averli in garage. Lo penso anch'io. Sì. A quei tempi avevano tutti una barca. Sì, io avevo uno yacht di 20 metri. Davvero? No. No. Sarcasmo. Facciamo progressi. Joel è capacissimo anche di usare sarcasmo. Per quanto sembri una persona bruta e diretta, che non è che si deve nascondere dentro all'ironia e dietro all'ironia al sarcasmo per dire cose. Mi sa che abbiamo trovato qualcosa. Andiamo cosa? A vedere cos'è. Oh, attenzione perché si scivola. Ho le pianelle, ammazza. Dritti dritti sull'acqua. Piantate bene i piedi, ragazzi, non voglio raccogliervi da terra. Parte. Quindi che fa? Ma apriamo. Dammi una mano con questa.
Certo, abbiamo molte serve. Il vecchiaccio buono a nulla inutile adesso ti serve, E uno, e due, mazza, e tre. Dai ragazzi, via. Beh, ragazzi, non ci penso io. Oddio, ah no, minchia, me l'ha retta lui. C'ha più bicipiti di me. No. Ecco qua. A posto. Ehi, fuori le torce. Sam, resta. Non ti preoccupare, ci abbiamo le torce. E certo, io ripeti 300 volte al giorno. Se uno impara così, deve essere un po' stupido. Non credo che il ragazzino sia più stupido di te. Grandioso. Che è successo adesso? Che c'è? Cosa c'è? Che hai visto? E dice grandioso. Motiva le tue lamentele. Infatti, andiamo di qua, non ti preoccupare. Sì, sì, dividiamoci. Sempre le cose top. Dividersi è sempre la cosa più saggia. Neanche a me. Non abbiamo molto insieme. Esatto, cioè, raga, che dobbiamo fare? Ci dobbiamo sparare in un piede e stare qui a morire dissanguati piano piano. Cioè, no, so. Ecco, te pareva, c'è sta il cassone. Non possiamo entrare in qualche modo? Pare di no. Ellie, mi sa proprio che te tocca utilizzare la porticina del gatto. Oh, oddio, Gesù, è Franco, si chiama Franco. Non chiamarlo ratto perché si offende. Ecco, è una star del cinema, dei videogiochi. Viene chiamato spessissimo. È miliardario, c'ha una villa a Los Angeles, a Hollywood, scusami. Villa tre piani con piscina. Quindi non chiamarlo ratto perché potrebbe offendersi. Si chiama Franco. A posto, voilà, che magia. Quale magia, signorina? Grazie, gentilissima. Qua abbiamo un po' di robetta, ragazzi. Questo è al massimo, lo scotch. Allora, intanto vediamo se posso craftarmi qualcosa. Fino da Tom? Beh, non lo so. Dovremo vedere come vanno le cose. Quante ne vuoi sapere, figlia mia? Vabbè, allora, potenziamo l'arma corpo a corpo, visto che ci stiamo, regà. E raccogliamo pure sto scotch. Quindi, qua. Elementi, foglietto. Biglietto fogne, cioè chiamato proprio fogne. Sono stato via per qualche mese e il mondo ha fatto in fretta ad andare a puttane. come te capiamo, fratello. Dunque ti giri, ci sono infetti e non che cercano di ucciderti. L'umanità non è più in cima alla catena alimentare. Mi sorprende di essere ancora in vita dopo tutto questo tempo. Queste fogne sembrano abbastanza sicure. Il numero limitato di entrate e uscite le rende più facili da difendere. E se qualcuno riuscisse a entrare, puoi sempre seminarlo nel labirinto. Non sarò forte, ma sono veloce. Forse devo solo prendere tempo qua sotto mentre le cose di sopra si sistemano. Ah, povero. E te, di sicuro è morto tipo, non so, aspettando la grazia divina. Che è? Diventerò un nuovo talpa delle fogne. Auguratemi buona fortuna. No, ti auguro una buona morte, figlio mio, perché avrà fatto di sicuro quella fine. Va bene. Io non ho capito perché ci devono stare sti momenti di musica così ansiogena, così a caso. Ah, ciao ragazzi, già state là sotto. Ehi, di qua. Hai trovato qualcosa? Sì, arrivo, arrivo. No, volevo vedere se c'è altro. State buoni, fermi. Oddio. Calarmi nell'acqua putrida. Non so fino a che punto può essere una buona idea. Ma magari qualcosa c'è. Per cui mettiamo i nostri bei piedini già puzzolenti nell'acqua puzzolente, per renderli ancora più puzzolenti. Perché io voglio andare un attimino a guardare di qua, dare un'occhiatina prima di procedere. Ah, qua da dove siamo arrivati comunque. Quindi vabbè, niente, come al solito. Pensavo di fare la fregna. Vado ad esplorare. Avete visto, ragazzi, invece. E invece ero appena arrivata da lì. Va bene, come non detto. Ok, cercherò di fare meglio la prossima volta. Procedemus. Bel casino. Oddio, oddio, che caterva di scarafaggi. Cribbio. Allora ragazzi, trovato niente di figo? Qualcosa di interessante? Possiamo uscire da qui? Sicuramente il modo ci sta, però non c'è immagino che mi devo dare da fare io, no? Allora, forse devo girarla dall'altra parte. Ah no, proprio incastrata. Ok Joel, come attraversiamo? Ah, continua a dire. Mo inventarci qualcosa. Vuoi il mio parere? Mo vuole il mio parere, il ragazzino. Ma io te ci dovrei proprio mandare.
Forse possiamo usarlo in qualche modo. Sono stata lì un attimo fa, cocco, e ho detto che è incastrata. Però, esatto, era proprio quello che avevo appena visto, per cui io mi butto. Visto che nessuno di voi babbei c'ha questo coraggio, io vado, mi butto, però... Non ci arrivo. Quello è il problema, che non ci arrivo. Come potrei mai fare? Ma posso immergere? Oh. Vediamo, bello, raga, nell'acqua delle fogne è proprio il top. Però vediamo un attimino se qua sotto c'è sta qualcosa. Qua c'è una roba, aspettate però. Fate riprendere un attimo Viado, perché Joel non c'ha più 20 anni, ma ci vuole. Joel, non te la prende, eh. È proprio un dato di fatto, tesoro, eh. Ecco qua, sblocchiamo la situa. Top, eh. Harry, fai una prova. Fammi vedere. Vai, usa i tuoi muscolacci. Okay. Yes. Ci siamo. Yes. Sì, funziona. Che gran novità. Io vado, non mi ferma niente nessuno. Non c'ho paura della merda che galleggia. Sì, sì. Voi state pure tranquilli. Non capisco perché Harry, per esempio, non sa. Vabbè, sta con i ragazzini, giustamente. Lui preferisce fa da babysitter. C'è posta. Però vediamo un attimo. Allora, qua possiamo salire, chiaramente. Ci sarà qualcosa di utile. Ah, ecco, esattamente quella che mi serve per passare dall'altra parte della. Però, eccola. C'è il singhiozzo, poverino. Mi devo ancora creare le fondine, raga. Mannaggia santa. Così è veramente scomodo. Allora. Oh, merda. Questo avrebbe dovuto sentirlo tipo anche a 2 chilometri di distanza. Ma visto che abbiamo il coltellino. Ah, ma ce n'è più di uno. Oh, cazzo. No, stia buono lei, stia buono. Non si faccia venire le convulsioni. Facciamo una cosa bellissima. L'altro suppongo non sia esploso. Chiaramente no. C'è un altro? Che è? Sì! Sì! Ancora intero. Oh, come al solito. Tutta la merda addosso a Joel. Joel è la merda. Joel pugni di ferro se deve sentire sempre la merda riscarto del gruppo. Perché le situazioni schifose mi toccano sempre a me alla fine delle cose. Cosa abbiamo qui? Biglietto scambi. Pure gli scambisti. Incontrate la gente che non mi ha sparato a vista. Incredibile. Cioè non ci credeva manco lui. Abbiamo scambiato alcune provviste. L'anno dei bambini con sé sembrano piuttosto spaventati. Cosa serve sopravvivere se non è nessuno che ridà le tue battutacce? Domani andrò a cercarli. Vedrò se vogliono unirsi a me qui. Quindi aveva incontrato queste persone. Brave persone evidentemente. Perché erano insomma accompagnate anche da bambini. Quindi comunque evidentemente non so. Magari sarà stata una famiglia. L'hanno incontrato, sono scambiate addirittura provviste. Poi lui era quasi tentato di dirgli del posto. Poi gli ha fatti andare per la strada loro. Chissà se li avrà mai trovati. Ah, eccola. Le cose top. Arrivo subito, eh. Oh, rifacciamoci un bel bagno nell'acqua di fogna. E portiamo. Sì, se la Ferri Joel sarebbe meglio. Riportiamo la meravigliosa piattaforma di legno di qua. Eccoci. Che vuoi fa? Se non paranno taffia mia. Cioè, che vuoi? Dai. Andiamo, Harry. No, ecco fatto. Astuto. Tac. Manco voi sapete nuota. Minchia, raga. Pare una cosa arcana nuotare. Cioè, pare una cosa indicibile, improponibile. Ecco fatto. Oh. Ok, vediamo se il generatore... Vai, Ellie. Tentar non nuoce. Ecco. Ah, funziona? Wow. Grande. Che sta succedendo? Oh, shit. Oddio. Madonna santa. Già, ma non portare sfiga. Voi sempre comodi, eh. Cioè, pare che nuotare è diventata la cosa più difficile e arcana di sto mondo, stava di un attimo fa. Mi dai una mano?
Vabbè, grazie. Vi siete ricordati che Joel la merda è qua sotto, sì? Perché non si è sentita la battuta? Perché c'è sta il casino del recoso, non ve sento. Non ve sento, allontaniamoci, sta diventa sordo. Oh, via. Grazie. No, hai rischiato la vita, hai rischiato di farti mangiucchiare dai clicker. Ma no, voi non preoccupatevi, a parte l'invasione di... quanta bella roba. Che dobbiamo entrare dove? Che sta succedendo? Aspettate, raccolgo provviste e manco mi ringraziano, manco in sto caso. Oh, il castello delle meraviglie, entriamo? Oh, aspetta. Eccola. Trappola fuori. Una che? È una specie di allarme. Io non sento niente. Qualcuno viveva qui. Ma non più, a quanto pare. Sarà morto. Chi vivrebbe qui dentro? Qualcuno che credeva di poter tenere al sicuro un posto come questo. Vabbè, allora, a parte tutto. Mi piace. Mi piace. Questa è una bomba, raga. Shorty, quindi sarà super efficace a brevissima distanza, ma letteralmente micidiale. Mi piace. Ellie, non... Sì, ma me fate fabbricare. State un attimo zitti, cazzo. Ehi, Sam, stai tra quei pali laggiù. Ok. Voglio fabbricare cose. Perché state... Visto. Senza far nulla. Ok. Che stanno a fare un casino questi. Fabbrichiamo questo, va, che non si sa mai. Può sempre essere utile. Così prendiamo quest'altro pezzo di stoffa. Qua dentro ci sarà qualcos'altro di utile. Pillole. Posso aumentare di livello qualcosa? Velocità cura potrebbe essere utile, raga. Direi di migliorarla. No, velocità fabbricazione. Non so quanto possa essere proprio trascendentale, ma va benissimo così. Quindi possiamo andare adesso. Avete smesso di fare i cretini o che? Cazzo le torcia, A posto. Pare non esserci altro qui, per cui... Da dove si esce? Da dove si esce? Da dove si esce? Da dove usciamo, ragazzi? Che dite? Perché qua io vedo uscita, non ne vedo. Se magari vi togliete dal cazzo, sarebbe molto meglio. Allora, forse dobbiamo andare di qua. Visto che di là strade non ce ne sono. Gli scarafaggi indicano la strada giusta. Sentito. Silenzio. Ottimo. Te pareva. Mi sarebbe sembrato strano il contrario. Se fosse stato un viaggio pacifico, senza rotture dei coglions, non si può, vero? Attenzione! Ecco. Bam. Quanti ne arrivano? Venghino, signori, venghino! Non osare toccarmi. Ci sto accoppando. Oddio il clicker! Oddio il clicker! A chi ho sparato? Cazzo! Spara! Raga, non so cosa sta succedendo, ma il clicker... Beh, ora sappiamo che è successo a questa gente. Visto che c'era un clicker, direi che hanno fatto una brutta fine da tempo. Continuiamo ad avanzare. Speriamo solo che non ce ne siano altri. Ho avuto culo, ragazzi, che avevo il bastone. Vedete quanto può essere importante il bastone? Perché se no il clicker mi avrebbe letteralmente divorato senza colpo ferire. Allora, il cadavere marciulento, non c'è niente da dirci. Sembrerebbe di no. Colpi, altre robette interessanti. Alcol, oh. Ah, biglietto. Questi raccogli di pioggia sono una grande idea. Ah, un modo intelligentissimo di raccogliere acqua. Beh, se piove, perché magari se sei in estate e passano 2 mesi senza pioggia, che oddio, forse è altamente improbabile. Però sicuramente in estate non è che ci sia tutta sta pioggia. Potrebbe essere problematico. Però, visto che magari d'inverno piove tanto, è una buona trovata. Tanto comunque l'acqua non credo proprio marcisca, però... Bisogna farci comunque attenzione. Andiamo. Va bene, vado avanti io, voi non vi preoccupate. Franco, vedete? Questa è casa loro, siamo venuti qua a rompere i coglioni. Ecco. Altro? Qua si può aprire? Coltello? Ah, no.
Perfetto, allora guardiamo un po'. Guardiamo un po' cosa c'è. Oh, che bello! Oh, che bello il cavallino! Oh, che bello il cavallino, Ellie. Ecco un altro cadavere. Questi sono quei poveracci che ci vivevano. Siamo in trappola. Non possiamo più uscire. Arrivano. Credo che gli altri siano tutti morti. Alcuni dei piccoli sono con me. Ci sono degli infetti che picchiano sulla porta. Non so per quanto a lungo resisteremo. Se Ish e gli altri sono vivi, forse riusciranno a raggiungerci. E questi forse erano quelli ragazzi che poi il tipo era andato a cercare di nuovo. Quindi tipi con i bambini. Quindi era riuscito pure a ritrovarli. Però evidentemente poi hanno subito un'invasione. Che è macete? Che figata. Wow, adesso sono ancora più aggressive. Quindi evidentemente hanno subito un'invasione purtroppo e si sono ritrovati poi tutti morti. Poverini, cioè mi dispiace da morire. They don't suffer, loro non soffrono. Mannaggia. Va bene, andiamo. Sì, solite ricognizioni. Scusate se cerco munizioni per salvarci le chiappe. Allora, vediamo un po' qui. Ehi! Forse da lì si esce. Forse. Ah sì? Ma non potrei spingerti lassù. E chi ci arriva, raga? Magari c'è un'altra strada. Troveremo un'altra strada, non vi preoccupate, ci pensa zio Joel. Magari possiamo passare da qui. Sam! Sì, tutto ok. Sono stato io. Ho fatto scattare un cancello di sicurezza. Henry, proviamo a sollevarlo. Che sfiga, raga. Che situazione. Sì. Lo so, come un infatti, come sta cosa. Questa cosa non si sposta. Andiamo fuori di qui. Sam, Emma, stagli vicino. Henry, cazzo, muoviamoci. E tu proteggilo. Via. E tu bada la ragazzina che me la so portata fino a qua. Di certo non me la farò smangiucchiare adesso. Che sfiga di merda, raga. Porca vacca, mo mi ritrovo da solo con sto. Sì, lo so. Con sto ragazzino. Ok, ragazzo. Cerchiamo di trovare una via d'uscita da qui. D'accordo? Ok. Ok. E che alla. Ti pareva? Ci stanno sti cosi. Mo, raga. Sono cazzi amari. Ma veramente, perché se il ragazzino mi muore, quell'altro mi uccide. È meglio che non me faccio più trovare. Poi. Hai visto anche tu? Ellie, sono cazzi sua. Se corro, fallo anche tu. Bel guaio. Forse è di qua che dobbiamo andare, non lo so. Ok, fanno il giro anche di qua, ovviamente. Questi sono quelli che ci vedono, credo, raga. Sì. Stiamo buoni, famo i bravi. Stiamo buoni e famo i bravi, eh. Rifare il giro di qua o da lì? Che è? Oddio, mi hanno visto. Ecco fatto, guarda, diretto. Bello, cacchio. No, a me quelli che mi fanno paura, raga, sono i Klieger. Perché non si... Ah, eccola. Quello che stava a dire, se mi acchiappano è molto probabile restarci secchi. Quindi mo sono cazzi da cacare. Ecco, ci penso io, oddio, ma se lo sta a mangiare. Sto sta a mangiare, ecco, ho finito. Bonnie, dov'è il ragazzino? Non gli ha fatto un cazzo, non gli ha fatto. Oddio, arriva. Ah, ecco fatto. La vedo dura. Ma proprio dura, raga. Perché ste armi servono, non servono a moltissimo. Cioè ste pistole un po' da lontano, un po' la mira di merda, sono un po' problematiche. Allora, intanto proviamo ad equipaggiare questa, che magari può essere un pelino più aggressive, diciamo così. Forse un pochettino più utile. Magari uso un po' meno colpi, però devo stare parecchio vicino, ragazzi, per far sì che infliggano i tagli, che infligga i danni che voglio. Quindi, oddio, qua ce n'è uno. E mo, veramente, comincio a dire che siete veramente dei grandissimi cacacazzi. Ok, quindi eccolo che arriva. Oddio, da dove salgono? Da dove salgono? Eccolo. Ah, la fessa di tua sorella.
Cioè, stavo a sparare quello davanti, ma ha rotto i maroni quello dietro. Non so da che parte sia peggio andare, sinceramente. Una gran bella situazione di merda. Dappertutto, davvero dappertutto. E vediamo di prestare più. Vedo di prestare, insomma, la maggiore attenzione possibile, raga. Però vi renderete conto che la situazione è quella che è, voglio dire. Comunque, ci stanno quelli, a quanto ho capito, che mi avete detto che me trovano a prescindere. Volete romper cazzo? Non so dove andare, cioè non so dove correre prima, vi giuro. Ricarica Joel per l'amore del cielo. Ricarica Joel per l'amore del cielo. Oh, la pistola, cazzo. Oddio, la pistola. Ti prego, toglimela. Sì, ci provo. Minchia, raga, cioè pure da vicino tutto sto gran danno non lo fa. Non c'è prova a toccarmi. Minchia, che cazzo. Allora, mo se passa le maniere forti. Mo basta. Boh. Ah, fessa tesore, da. Oddio, dove altro sono? Oh, cazzo. Oh, cazzo! Ma quanti cazzo sono? Sì, sbaglio pure a mira, porco due. Raga, sono nella merda. Vai a fanculo. Curati per l'amore del cielo, curati. Non ho intenzione di morire di nuovo. Mazza. Oh, ma perché, porco dinci, mi devono colpire sempre prima loro, dico io, ci arrivo con la mazza di prepotenza e mori. Raga, c'ho una paura, raga. A destra. Solo due me ne sono rimasti. Ce l'hai fatta. Dobbiamo andare avanti. Tu stai bene? Okay. Sì. Ok. Mo. Vediamo di guardarci per bene intorno prima di procedere, anche se non ho la minima idea di dove si debba andare per procedere. Cerchiamo tutto quello che si può raccogliere, ovviamente. Oh, Dio, che ansia queste situazioni. Poi, tra l'altro, raga, sono decine ogni cavolo di volte. Cioè, che arrivano proprio in branchi. È una cosa terribile. Va bene. Allora, cadaveri. Non è mai una bella cosa da vedere. Ma magari ci può essere qualcosa di utile. Quindi... sbarra di ferro? No, è quella potenziata. Chi viveva qui, intendo? Sembra di sì. Allora, all'inizio ci aveva... Te racconto la storia perché ho letto il libro. All'inizio ci aveva un tipo da solo, che poi ha incontrato delle brave persone che non gli hanno sparato a vista quando l'hanno visto. Anzi, gli hanno dato anche delle provviste, hanno scambiato oggetti, cose, si sono dati una mano. E quindi lui poi all'inizio non gli ha detto niente del fatto che avesse un rifugio. Poi, preso dal senso di colpa, è andato a cercarli e a quanto pare li ha trovati e quindi li ha portati qua a morire, ma li ha portati qua. Alla fine sono morti tutti. In maniera anche abbastanza truculenta, se così sembrerebbe, ma è stato tutto, insomma, legato ad un atto d'affetto, capito? Questo. Sembra un'aura. Sì. Sì, infatti. Perché non l'hanno protetta? Te pare facile, non posso. Ma in un posto del genere, regà. Tutto questo. Beh, no che non se lo meritavano, nessuno se meriterebbe una cosa del genere. Forza ragazzi, dai. Da pure. De sopra, opolala e oplala. Ok, c'è la scala. Per il vecchio Joel, che non è più agile come quando aveva 20 anni, c'è la scaletta. Ecco fatto, dammela in testa. Ecco fatto. Grazie. Va bene, andiamo, va. Chi sia Ellie? Andiamo. Sì, il suo tono incazzato e nervoso sembra il suo. Cioè, il tono sembra il suo. Eccoli qua. Grazie al cielo.
Così. Oddio, meno male. Oh cazzo, di certo, guarda. Corri, Joel. Non ci tengo ad affrontarli tutti. Assolutamente no. Chiudete, chiudete. Allontanati dalla porta. Come dovremmo chiudere? Come dovremmo? Lo so. Ecco, ci sto, ci sto. Ci sto. Forza. Forza, oh cazzo. Oddio, è passato. Sì, la botola del gatto. Bravo, bravo. Ok. Va. Sì, però muovite. Muovite. Forza, forza, forza. Io sempre per ultimo, Forza. Ci sto, ci sto. Andiamo. Ellie, mannaggia, cincia allegra, inciampi proprio mo. Andiamo, forza, arrampicatevi. Agilità, palestra. Palestra è servita a qualcosa? Ah, non famo palestra. Va bene, procediamo. Ah, di qua, perfetto. Andiamo. C'è della roba qui. Mi piace. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace tutto, mi piace. Perfetto, possiamo. Ma ragazzo, perché qualcosa? E poi fa tuo fratello piccolo. Merda, è bloccata! Fammi scaletta! Posso uscire da quella finestra! Aprila dall'altro lato! Fai. Ma dai, no, pensava lasciarci a marcire qua dentro. Non devi restare qui. E tu? Starò bene. Forza, vai! Sì, ma intanto la apre la porta o no? Oddio. Dice una mazza. Pronti? Beh. Oddio, cazzo. Che stiamo aspettando? Ecco, stiamo aspettando decrepà. Cazzo. Niente. Tirata a caso la molotov. Magari a qualcosa è servito. Arrivo, amico. Ecco. Cioè, per un colpo che manco, ma vi pare normale? Per un colpo che manco? Ma dove cazzo vai? Ti piace star male? Ti piace morire? Altra molotov. Ce l'ho. Beccatevi questa. Piano fuoco, piano fuoco. Piano fuoco, col cazzo proprio piano fuoco. Ecco qua. Ce n'ho per tutti, Che strage di fiamme. Toppe. A posto? Ah no, a posto un cazzo, a posto. Siccome non c'è mai fine al peggio. Alla merda. Non c'è mai fine alla merda. Ecco. Ma mai abbastanza, mai abbastanza. Non t'avvicina pure te. Che c'ho le palle girate, oddio. Non t'avvicina. Ok, ok. Oddio, quanti clicker. Forza, andiamo. Esci, 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 esci. Ditemi voi se può vivere questa ansia. Ah, finalmente. Chissà che puzzo che c'era là dentro. Guardate qui. Cos'è? Uno scherzo del cazzo. Grazie dell'avvertimento sull'altro lato. E dov'è questa torre? Ci siamo. Forza, andiamo. Non pensavano che qualcuno forse sarebbe mai stato di nuovo all'interno, probabilmente. Probabilmente è punto quello. C'è mancato poco, Già, non è stato uno dei nostri momenti migliori. Ma ne siamo usciti. Già. Importante alla fine è quello, dai. Cerchiamo, come al solito. Ehi, guarda là. Di vedere il lato positivo. Già. Ah, la torre. Ti avevo detto, Troviamo il modo di arrivarci. Ah sì, ma sicuramente, cioè, le strade sono tante. Normale amministrazione. Quando ero con Henry ho fatto fuori un paio di infetti tutta da sola. Saresti stato orgoglioso. Già. Sicuramente. Ah, entriamo, vediamo se c'è qualcosa di utile intanto. Che tenero. È stata tenera. Oh, che ci tiene al fatto che Joel sia orgoglioso di lei. Che cosa bella. Sapeste? Gli ha chiesto di portarmi dalle luci. Andate d'accordo? Già. Sì, beh. Ora lo comando a bacchetta. Certo. Ah.
Guarda, verissimo, verissimo. Dai, fategliela crede, magari gli fa piacere. Va bene, c'è anche un piano lì sopra, se non sbaglio. Per cui andiamo. Qua sopra che c'è? Ah, è al massimo. Però mi posso senza gli infetti. Fabbrica qualcosa. Non riesco neanche a immaginare. E certo, cioè, chi è nato praticamente in sto mondo, regà, come può solo lontanamente immaginare un mondo che non sia in quel modo? È una cosa pesante comunque, se ci si riflette. Come noi, per esempio, regà, che da quando è subentrato il Covid, no? Tra notte, altra sparatoria, insomma, un racconto di scambi, proiettili per cibo, beh, gente che si spara addosso. Quindi, cioè, noi che ovviamente sappiamo com'era prima che ci fosse il Covid, è cioè, una cosa di cui sentiamo grandemente la mancanza, perché cioè, te portano via la normalità, no? Il problema è che cioè, chi invece quell'altro tipo di normalità non lo conosce, non può sapere che significa. Allora, raga, oddio, crearmi altra roba giusto per prendere altro materiale? Non lo so, oddio, tutto può essere utile, dai, magari... Ah, non posso crearmi altre bombe. Un altro coltello, così nel dubbio, che sempre può essere utile. Così posso raccogliere questo. E altre bende, un'altra molotov, dai. Che comunque si è rivelata essere veramente utile. Va bene. No, Joel, non darai fuoco alla casa adesso. Stai calmo, mettila via, dai. Andiamo, ragazzi. Ispezione completata. E vediamo un po'. Dove altro... Ci sono ancora cani? Davvero? Wow. Pure qua ci sarà qualcosa. Avevo solo 5 anni quando sono comparsi i Cordyceps. I miei ricordi sono confusi. Ma se non sbaglio vivevo in un quartiere come questo. Cosa ti ricordi? I barbecue. I miei genitori facevano delle grigliate colossali e invitavano un sacco di gente. Più di ogni altra cosa mi è rimasto impresso l'odore. Quel buon profumo di carne arrosto. No, non è strano perché, ragazzi, il senso dei cinque sensi che abbiamo, che sembra più gente ospitale, stimola la memoria e i ricordi, è proprio quello dell'olfatto. Sono quasi diventati paranoici. Sembrerebbe assurdo, ma è così. Si barricavano tutti in casa. Poi le provviste hanno cominciato a scarseggiare. È in casi come questi che esce la vera natura delle persone. Vero, 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 regà. Triste ma vero. Ne stavo dicendo, più degli altri sensi l'odore. Che so, sembra assurdo, ma è così. Quindi diamo uno sguardo pure di qua, regà. Ammazza, ce ne stanno di qua. Allora, qua ci sono appena state e va benissimo. C'è qualcos'altro di qua? Ce ne sono di posti da analizzare? Cioè, è bello grandicello sto posto. Ma niente, allora qua sono ritornata lì sopra, quindi torniamo lì sotto e continuiamo di qua, ragazzi. Tanto pure qua sotto ce ne stanno evidentemente le case da... Oh, cagnolini. Meglio starne alla larga. Questi non sono come quelli della zona. Sono feroci. Che cos'è questo? Sì. Oh, è un camioncino dei gelati. Un camioncino dei gelati? Già, me l'ha detto Henry. Vendevano il gelato direttamente dal camion. Cosa? Joel? È vero, questo affare metteva una musica a tutto volume. I ragazzini uscivano di casa per comprare il gelato. Mi state prendendo per il culo? No, sono serio. Ma no, perché dovremmo, scusa. Cavolo, erano tempi strani. Una musichetta inquietante, beh, quella annunciava l'arrivo, no, del camioncino. Quindi finalmente posso crearmi la fondina, ragazzi, sia per la pistola, sia per la canna lunga. E non pensate a male, cioè per le armi lunghe. Quindi abbiamo ancora 108, possiamo potenziare questo. Io direi allora di aumentare la capacità del caricatore, perché solo due colpi potrebbe essere un pochettino invalidante. E di aumentare la velocità di ricarica. Che per adesso, raga, sto così. Andrà bene, certo, come al solito. Per cui procedemos verso i cani. Allora, aspetta, qua se può entrare, fermi. Qua se può entrare, cosa ci sarà? Cosa ci sarà? Alcol e forbici. Roba molto utile e altre componenti. Wow.
Altra roba qua? Pare di no. Va bene, scendendo di qua. Ecco il barbecue di cui parlava prima il piccoletto. Altre componenti, belli belli belli, mi piacciono sti pezzetti. Qua c'è altro. Vediamo di visitare per bene tutte ste case, di saccheggiare tutto il saccheggiabile. Qua ci stanno dei colpi interessanti. E si può andare anche di sopra. Ammazza, regà, quanto è vasto sto posto. Veramente molto molto vasto. E si può andare ancora di più di sopra. Qua c'è sta un biglietto. Sopravvissuti. Uno di noi ha dimenticato di chiudere una porta. E un'orda di quei mostri ha invaso il nostro accampamento. Regà. Qua parla appunto di sopravvivenza. Le cose che... ha trovato un fumetto. Che carino. Le sopravvivenze alle situazioni estreme, basta a volte una disattenzione appunto e essere letteralmente fregato, purtroppo è così. Combinazione necessaria. The fuck? Dove diavolo la dovrei mai trovare la combinazione? Qua possiamo andare ancora più su. Un altro foglietto. 8-21-36, eccola qua. Top, eh? L'ho chiesto e ho trovato 8-21-36. Prendiamo le frecce e torniamo di sotto. Vediamo cosa ci sarà di utile e di interessante in questa cassaforte. Tac. Non l'ha dovuta manco inserire. Gli è bastata saperla con la mente che si è aperta con la mente. Ricarichiamo, così appunto possiamo prendere anche questi altri colpi. Perfetto, allora dopo aver esplorato anche questa ennesima abitazione possiamo tornare fuori. Freccette. Ehi Sam, attento. Sì, sì, sta attento, non ti preoccupare. E i cani chiaramente se la danno a zampe levate. Qua la strada è bloccata. Le luci sono state qui. Già, così sembra. Come faremo Ottimo. A trovarle? Conosco un tizio. A dire il vero è mio fratello. Faceva parte delle luci. Ho sentito che era in Wyoming. Andiamo là, lo troviamo e poi troviamo le luci. Ci stai? Mi sembra un buon piano, amico. Benissimo. Qua, mattoni e non c'è altro. E quindi... Uffa. Sono stufa dei vostri discorsi del No! No, no. Che cos'è? Stai a sentire. La sapete quella sulle cipolle? Meglio di no, tanto fa piangere. Non l'ho capita. Già, neanch'io. Cosa dice una prugna verde a una prugna viola? Respira, cretina. Che stupidata. Ok, ne ho una per te. Sentiamo. No, non te c'è. Perché il naso non è di 30 centimetri? Non lo so, perché? Perché altrimenti sarebbe un piede. È senza senso. Mi piace. Direi che è meglio non commentare. Non dico altro, forse è meglio non dire altro. Comunque, possiamo procedere di qua, fortunatamente. Però qua si può entrare. No. Allora... sta zona manco me la conta giusta, regà. Oh! Cecchino del cazzo. Hai visto da dove? Veniva dalla strada. No, okay. È da quella casa, secondo Voi me. Voi state qui. No. Prima che protestiate, ecco. Ho bisogno che lo teniate occupato. Io faccio il giro. E vedo se trovo un angolo di tiro. Ok. Ehi. Hey. Attenzione. Quanto è buona, lo so che ci tieni a me, tesoro. Ed è lì, è in quella casa di merda. Boom. Ah! Non sarà un'auto a salvarvi. Sì, però spara di... Ma sei una merda. Cioè, permettimi proprio di dirlo, sei una merda vai. Secca. Oh.
Da dove minchia è uscito quell'altro stronzo? Allora ragazzi, la questione qui è alquanto ostica. Io per oggi ho finito il mio tempo a disposizione per registrare, però direi che è bene riprendere direttamente da qui la prossima volta, perché è una situazione che ci darà un pochettino da fare. Per cui come sempre ragazzi, aspetto i vostri pareri riguardo questo episodio qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un budoscio a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao!